a tutti quanti che arrivi in parte nel canale, belli arzilli, mattinata in cui ci sono delle notizie veramente succulente, proprio da gustare col palato fine, perché anch'io non mi aspettavo alcune cose che sono state dette, e soprattutto a calciomercato.it che sto scandagliando bene, e quindi andiamo veramente a snocciolarle insieme. Parto con i saluti e ringraziamenti come sempre, però prima a tutti gli iscritti ragazzi, abbiamo varcato quota 8500, grazie davvero di cuore a tutti quanti, ogni singolo di voi che mi sta supportando così e mi dà tanto amore e passione. Un altro ringraziamento speciale che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, per diciamo contrattaccare all'opinione che Allegri rimane perché De Sciglio ha rinnovato per 3 anni fino al 2025, cosa tra l'altro scorretta e non corretta perché è un giocatore a cui era stato proposto già di rinnovare mesi e mesi fa, e De Sciglio stava valutando se farlo a 1 milione, visto che ne prendeva più di 2, oppure no. La società lo ha messo alle spine, gli ha detto: allora, se vuoi rimanere, quelli sono i soldi che ti diamo. Tu sei libero di fare quello che vuoi, puoi rescindere, puoi andare a trovare un'altra squadra perché comunque sarai a zero, eccetera. E lui ha accettato di rimanere, a prescindere da chi ci sarà. Ci può essere anche Zidane, Conte, De Zerbi. Lui sarebbe rimasto perché non ha mercato. E quindi questa è la prima cosa. Seconda, perché nessuno ha fatto notare che Morata, molto ma molto probabilmente, non verrà riscattato. Pupillo di Allegri, pupillo indiscusso di Agnelli, che lo ha rivoluto e ha ordinato a Paratici di prenderlo. Questa è una cosa molto importante da sottolineare. E tra l'altro Morata è stato chiesto dall'Atletico perché deve andare a sostituire Suarez, che diciamo non si sa esattamente dove andrà a finire. Quindi attenzione a questo scenario. Primo. Secondo scenario apocalittico: Rabiot, cavallo di razza, puledro e assistito di Allegri, vuole essere ceduto, ha chiesto di essere ceduto, e spunta una voce appunto dalla fonte che vi ho detto, calciomercato.com, ma non solo, anche tutto Juve, che potrebbe andare a PSG. Cioè, io, se voglio unire i punti di questa notizia, vado a pensare che l'incontro di Allegri nascosto ha portato i suoi frutti, ha incontrato Campos per un vero motivo preciso, cioè di proporre, non so, Scamacca, Rabiot e altri, e magari chissà che all'ultimo non ci troviamo la sorpresa, ripeto, sempre con le dovute proporzioni, non dico che succede, c'è questa possibilità che Allegri stia andando a PSG. Perché Rabiot dall'improvviso era tranquillo di rimanere alla Juve, guarda caso chiede di essere ceduto, cosa che non aveva mai fatto in vita sua da quando era alla Juve. Era convinto di avere il posto, contento che il padrone dell'Ippica lo volesse sempre in campo. Tra l'altro è un cavallo che ha avuto un buon rendimento verso fine stagione, è riuscito a fare delle sgroppate notevoli, peccato che ha fatto pochi gol, però ha dato un bel contributo fisico, no? Perché avendo degli zoccoli duri e è un bel motore, bei quadricipiti, no? Per un cavallo è riuscito a fare molto bene. A parte gli scherzi, ovviamente è una metafora, però per rendere l'idea che è un giocatore indispensabile per il progetto di Allegri. E quindi se anche lui chiede di essere ceduto, io ripeto, metterei un punto interrogativo sulla situazione che ci sta attanagliando e sul mercato che sta avvenendo. Perché ci sono tanti giocatori che stanno andando via, ma tantissimi, ed è una cosa che non mi aspettavo. Cioè, se tu pensi Allegri rimane, dici ok, conferma comunque tutti i giocatori che sono i suoi assistiti, i suoi beniamini, non è che vanno via anche quelli. E invece proprio quelli sono i primi a essere toccati, a essere messi in discussione. E i giocatori che in teoria sono stati scelti per arrivare, Pogba, Di Maria, Kostic, si è parlato di Mendy, si è parlato anche di Casemiro a momenti, sono tutti giocatori da top allenatore, da allenatore intenditore, che ha bisogno di gente mentalizzata per la Champions League. Allegri non ha mai chiesto giocatori di questo tipo, perché anche quando c'era Marotta, i primi anni in cui si arrivò nella finale, e poi si fecero comunque delle buone Champions, a parte quando uscimmo agli ottavi col Bayern, Allegri non aveva mai chiesto giocatori specifici che in teoria sposavano la sua ricetta di calcio. Cioè, i suoi giocatori sono Scamacca, Raspadori, Zaniolo, Locatelli, Pogba, è il picco proprio massimo di giocatori che lui potrebbe chiedere. Ma io sinceramente questi nomi qua fatti da lui non me li sento, cioè non me li vedo, non riesco a dipingerli davanti. È molto difficile che Allegri abbia chiesto questi giocatori top, sinceramente. Cioè, io, essendo lui un aziendalista, secondo me veramente si è accontentato di poco, perché lui è talmente presuntuoso, che è arrogante, che è convinto che lui può fare bene, ma è andata male la stagione precedente perché gli è stato lasciato un lavoro fatto malissimo da Sarri e da Pirlo. Cioè, nella sua testa c'è questo, non c'è che lui avrebbe potuto fare meglio se aveva i campioni. Può anche essere,
ma lui è talmente arrogante che aveva pensato che senza Ronaldo avrebbe vinto lo scudetto. Era convinto che quest'anno con la squadra che aveva era competitivo, perché lui era superiore a Pirlo e Sarri, si sentiva superiore. Ha fatto un fiasco totale, perché purtroppo la stampa ti può proteggere fino a un certo punto, Agnelli ti può proteggere fino a un certo punto, ma quando arriva la verità dei fatti, che tu sei scarso come allenatore, e mi dispiace dirlo, perché ero uno dei primi estimatori di Allegri nei tempi d'oro, quando anch'io avevo il paraocchi e non avevo visto che la barca che andava avanti era quella di Conte, col carburante dentro, con tutti gli arredamenti fatti a puntino, col personale che curava tutto. Finito quella storia lì, la barca è andata a naufragare, è normale, perché le capacità di Allegri sono a dir poco le stesse di Sarri, ok? Conte è un altro gradino, così come Zidane, così come Simeone, Klopp, Tuchel, Guardiola, possiamo nominare tutti gli allenatori, Nagelsmann, Ten Hag, sono tutti superiori ad Allegri. Allegri sarà uno dei primi 20-30 allenatori, top, stando alti. E quindi, perché dico questo? Per dire che Allegri, secondo me, aveva pensato di fare bene. Quando si è trovato in una situazione terrificante, che neanche lui si immaginava, è stato un incubo per lui, non sapeva più cosa fare. E la dirigenza è rimasta ancora più sbigottita di lui. Però ha dovuto tirare in barca, ha dovuto trovare le contromisure, perché questa diventava un fallimento epocale. E allora cosa è successo? Tornando indietro, perché poi diventerò ripetitivo a dire le stesse cose tutti i giorni, no? Vlahovic e Zaccaria sono stati messi dentro per aiutare Allegri e dirgli: tu adesso stai qua, ok? Fino a fine stagione, arrivi dove arrivi, ma devi arrivare quarto, come minimo. E dopo da lì lui l'ha trasformato, il minimo obiettivo è quarto. No, il minimo obiettivo per pensare di non essere cacciato fuori a calci nel culo era il quarto posto. Lui ha trasformato tutto nel suo castello, nel suo paese dei balocchi, dove lui stava tranquillo e pacato. Ma in realtà la verità è quella: Elkan gli ha detto: adesso io ti ho preso questi giocatori qua, ho fatto uno sforzo economico non da poco, che non mi potevo permettere, adesso tu arrivi quarto. E lui, oltre ad arrivare quarto, per fortuna, perché le altre si sono sgonfiate, l'Atalanta non ha avuto Zapata per mezza stagione, l'altro problema è che non ha vinto niente, neanche la Coppa Italia, è stato umiliato in Coppa Italia. Oltre ad essere andato fuori in maniera scandalosa col Villarreal, squadra di settimo posto, che addirittura a momenti era anche nona, ha fatto questa debacle finale che secondo me ha sancito, diciamo, l'inizio della graticola, ok? Non è detto che vada via, ripeto, ci sono alcuni attacchi sotto in chat, non è detto che vada via, però la situazione è molto critica. E infatti ho voluto partire col video parlando proprio di Rabiot, perché è un suo beniamino. Perché non mi nominate Rabiot e Morata, ma mi nominate De Sciglio? Ok, volevo fare una piccola chiusura del cerchio. Ditemi la vostra, è stato un bel pollice alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a tutti quanti. Ciao ragazzi!